Massimiliano Di Cuia che torna quest'anno alla grande sfida 2024. Allora Max, l'anno scorso il tuo intervento fu incentrato su Amazon, quest'anno non poteva essere l'intelligenza artificiale il tema principale del tuo speech, è il tema del momento, diciamocelo un po', ma che cosa c'è da sapere e da dire realmente su questo strumento, chiamiamolo così? Innanzitutto ringrazio chi mi ha invitato perché è un onore essere qui. Poi diciamo che è continuativo a quello dell'anno scorso, quindi l'anno scorso il tema era Amazon, era la personalizzazione, i prodotti venduti in un certo modo e come venderli. Quest'anno, come hai detto tu, è l'intelligenza artificiale l'argomento principe di tutto. Però, come ho detto già nello speech, la differenza lo fa la consapevolezza nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, cioè dobbiamo sapere cosa stiamo facendo, dobbiamo sapere che cosa stiamo utilizzando e che cosa stiamo regalando a chi utilizza l'intelligenza artificiale, a chi comanda questa intelligenza artificiale, perché con la consapevolezza possiamo utilizzare lo strumento per aiuto, ma senza consapevolezza forse stiamo facendo un danno peggio di quello che già abbiamo fatto in precedenza con altri sistemi, con i social, con Google e il resto. Quindi, tema principale è consapevolezza. A proposito della consapevolezza, insomma, ti giro una domanda che magari oggi si fanno in molti, ma realmente l'intelligenza artificiale, secondo te, sostituirà il contributo della persona? Siamo noi a deciderlo e siamo ancora nell'epoca che possiamo deciderlo. Ribatto su questo termine, sulla consapevolezza, perché se vogliamo essere noi i barbapapà della situazione, come ho detto nello speech, lo stiamo decidendo. Se invece vogliamo essere noi a migliorare il nostro futuro e creare un futuro inedito, possiamo farlo con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma non senza l'essere umano e quello che l'essere umano può fare la differenza.